Allora, io il 27 gennaio mia figlia è scesa a lasciarmi la bambina come tutte le mattine perché lavorava e in pratica ha lasciato la bambina dicendomi: "Mamma, c'è Carlotta". Dopo 8-20, 8-4 sono salita sopra e ho visto che c'era la stufa accesa nella sua stanza. Sono entrata e poi me ne sono accorta che aveva lasciato il telefonino nel bagno. Entrando nel bagno l'ho vista a terra, priva di sensi. Ho messo l'acqua in faccia per vedere se era svenuta o meno, però l'ho capito subito che comunque lei dal giorno che ha fatto il vaccino, alle 5 ha fatto il vaccino, alle 8 aveva forte mal di testa. Manifestava, infatti l'indomani siamo andati pure da mio suocero e lei non è voluto venire perché la testa ci scoppiava. E da lì abbiamo chiamato i soccorsi che subito non sono venuti e quando sono arrivati loro hanno solo constatato il decesso, non hanno fatto niente. Niente completamente, solo il decesso hanno dichiarato e basta. E subito sono subentrate le forze dell'ordine che dopo un po', a parte che hanno visitato tutta la casa, se mia figlia perdeva farmaci, usava altre cose, mi hanno detto che la salma veniva sequestrata per l'atopesia e poi se la sono portata subito a Palermo. L'indomani mi hanno ridato di nuovo mia figlia. Cosa avete provato in questi momenti così drammatici? Rabbia, solo rabbia, perché mia figlia non aveva niente, era piena di salute, era pure donatrice di sangue, per cui non aveva nessun sintomo di niente. Quindi nulla lasciava presagire che potesse No, avere. no, 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 assolutamente no. La verità, che venga fuori la verità, perché almeno mia nipote quando sarà grande dovrà sapere cosa è successo a sua mamma. Solo verità, nessuno mi può riportare indietro a mia figlia, però almeno sapere quello che è successo. Giustizia. Sì. Tutto. Carlotta. Ricorda tutto, i minimi particolari. L'altro giorno, per esempio, è salita con il divanetto. Dice: "Mi vai a prendere giù il divanetto della mamma". Cioè, dice: "Ti ricordi che io mi mettevo qua e la mamma si metteva accanto a me nel divano a guardare la TV?" Ma ogni minimo particolare, tipo, che ne so, sente un profumo e dice: "Questo profumo lo usava mia mamma". Oppure a volte ci sono giorni che lei piange a dirotto e mi dice: "Perché la mia mamma non può scendere?" Scende un pochettino e poi risale di nuovo. E ci dico: "Carlo, la mamma ormai è in cielo, non può scendere". Tipo quando sta male mi dice: "Chiama sua mamma". E io gli dico: "Perché a me ora chiama mamma". Ci dico: "Qua sono Carlotta, no, non sei tu la mia mamma. Io voglio la mia mamma Sofia". Per la bambina è un dolore ancora che poi, secondo me, a noi va in discesa, ma per la bambina, per esempio, c'è stata la festa della mamma. Io gli ho detto a scuola di me l'andavo a prendere prima e di dirgli, gli ho detto alla maestra di dirgli che il regalo era per me, per la nonna. Allora la maestra mi porta la bambina e dice: "Questo è per la nonna, dagliela alla nonna Ago". Lei uscendo mi fa: "Non è per te, è per la mamma Sofia. Le devo mettere accanto alla foto della mamma". Ogni cosa che, tipo l'altro giorno gli hanno regalato una stella. Questa stella la devo mettere nella foto della mamma. Lei non c'è un giorno che non parla di sua mamma, tutti i minimi particolari se li ricorda. Tutto, tutto, tutto. Sofia era la stella della vostra famiglia, Sì, voi siete una famiglia molto unita. sì. Sofia era amata da tutti, amici, Sofia dava confidenza a chiunque, non faceva distinzione a quello magari più. Non faceva distinzione, era amata da tutti. Nei mesi scorsi abbiamo intervistato parenti, amici, tutti la ricordano sempre con un Sì, sorriso ancora sgranato, era tuttora. gentile, la grande lavoratrice perché era Ma pure al sempre. bar. Io per esempio tutte le mattine Carlotta va al bar e l'ultimo messaggio prima di iniziare la scuola me l'ha mandato Anna Milano, dicendomi che la bambina tutte le mattine si deve andare a prendere la broscina là. Era una promessa che aveva fatto a Sofia. Io tutte le mattine ci porto a Carlotta, si prende la broscina e lei se ne va a scuola. Anche se tipo ci voglio dare le merendine, dice no perché là Carlotta
ci lavorava la mamma. Io ci devo andare e mi devo portare la merendina a scuola. Quindi per voi allontanare sempre un ricordo? Sì, sì. Ma a parte che se ci sono giorni che magari è, lei mi dice, sai, la mamma mi faceva tipo ieri, sai, con mamma giocavo spesso con la Pongo. Puoi giocare pure tu con la Pongo? Io all'inizio no, diventavo una pazza perché Sofia spesso giocava con lei con la Pongo. Tipo diventava nervosa, magari aveva ricordi di sua mamma. Ora invece piano piano ha iniziato di nuovo a giocare con me con la Pongo. Gli piace tantissimo colorare perché lei li comprava i libri anche se era piccolina. Lei ha l'immagine di sua mamma vivo. E secondo me lei la vede, non lo so, perché a volte dice cose che sono strane per me, tipo cose che lei non ha visto, tipo mia figlia nella bara, lei non l'ha visto Carlotto, non l'ha vista nel bagno, non l'abbiamo fatta vedere perché l'ho fatta scendere subito giù. Lei si ricorda, ultimamente l'amica di mia sorella Giuseppe Scitella aveva messo delle foto di Carlotta quando era piccola. Io nella bara di mia figlia ho messo una tutina di Carlotta e lei un giorno Giussi gli fa vedere queste foto e lei gli fa, fermati, questo è successo l'anno scorso, questa tuta se l'ha portata mia mamma in cielo. Dico, lei non l'ha vista, come fa a sapere? Come per esempio nel bagno, un giorno mi fa, io sono entrata nel bagno dopo 15 mesi, l'avevo chiuso, per me è un incubo entrare nel bagno, e lei mi fa, ma hai paura? C'era pure lui. Ho detto, no Carlotta, perché devo avere paura? Allora lei mi fa, e allora apri la porta. Già andavamo dalla dottoressa per spiegargli cosa è successo e lei mi fa, lo sai, mi ha fatto la sagoma di sua mamma. Lo sai, la mamma era distesa. Lei non l'ha visto. No, non l'ha visto. Lo sai, la mamma era distesa qua. Il braccio l'aveva precisa per come era sua mamma. Io subito ho chiamato la dottoressa e ci si guarda, dottoressa, si tratta di questo, ma perché? Dice, molto probabilmente sua mamma ci va nel sogno e gli fa capire cosa è successo. Poi mia figlia dormiva il lato opposto dove l'abbiamo messa quando è deceduta. E lei quando è entrata la prima volta nella camera, ha baciato dalla testa ai piedi dove abbiamo messo sua mamma. Mica lo sapeva. E non è che lo sa. Tipo un 6 mesi fa dice, mamma puoi entrare nella stanza? Ci faccio sì. Lo sai, mi manca una cosa. Io non è che andavo a pensare cosa ho messo, cosa non ho messo. Ma cosa ti manca, Carlo? Mi manca Ricci un peluche. Dice, ma non è... sono tutti qua, Carlo, sono qua. Poi ho chiamato mia sorella che era fuori, Tiziana. Mi fa, tu non ti ricordi, ora io ti mando una foto, perché Tiziana gli ha fatto la foto a mia figlia mentre era nella bar. Però ti mando solo la cosa che cerca Carlotta. Allora mi manda questa peluche, era Minnie. Ci faccio, Carlo, ma ascolta, è questo quello che ti manca? Te l'ho detto io, questo se l'ha portato mia mamma in cielo. Infatti ora gliel'abbiamo fatto arrivare, l'abbiamo ordinato su Zalando, gliel'abbiamo fatto arrivare, così si è tranquillizzato un po'. Dice, mi è scesa mia mamma a portarmelo di nuovo. No, Carlo, non è scesa la mamma. Tipo, a volte, che ne so, ora per i morti, io gli faccio trovare, perché lo faceva Sofia, i regali nella sostanza. E lei li cerca, come faceva con sua mamma. E lei poi ringrazia sua mamma. Grazie mamma per i regali che mi dai. L'ultimo siamo andati la domenica prima che lei faceva il vaccino. Ci siamo andati domenica, martedì poi è successo quello che è successo. Gli amici non uscivano quella domenica. Siccome lei tutte le domeniche andava al forum, portava la bambina là, poi andava al McDonald's e cose varie. Siamo andati al McDonald's perché lei era disperata perché nessuno usciva dai suoi amici e mi fa, papà mi ci porti tu? Io ero stanca perché lavoravo. Vabbè, ci si fa, accontentiamo, andiamo al McDonald's magari. Abbiamo trascorso una giornata là. L'ultimo ricordo di mia figlia è questo. Normalmente io sono molto restio a parlare di questioni giudiziarie fuori dalle aule del tribunale, però questo è un caso oggettivamente, abbiamo sentito i genitori, è un caso onestamente particolare. A che punto è questo procedimento? Hanno svolto le indagini, devo dire le hanno svolte anche con molta attenzione,
abbiamo in mano una perizia disposta dalla procura, molto ampia e dettagliata. Cosa viene fuori alla fine di questa perizia? E per questo noi insistiamo per continuare questo procedimento a fronte di una di un'udienza, e nel corso di un'udienza che svolgeremo a breve, dove chiederemo di non archiviare il caso ma di continuare il procedimento. Perché questo? Perché la perizia fondamentalmente dice, io cerco di sintetizzare, che questa ragazza, dice, sostengono meglio dire i periti della procura, aveva una patologia congenita assai rara. Noi riteniamo al contrario che fosse sana come un pesce questa ragazza e che non avesse alcuna patologia, ma gli stessi periti della procura sostengono che questa patologia è stata scatenata da un qualcosa. Cos'è questo qualcosa secondo il nostro punto di vista? Il vaccino, perché altro questa ragazza non aveva fatto. E allora, se è vero, e noi riteniamo sia vero, che il vaccino ha scatenato questa patologia e ha portato all'evento morte, il vaccino diventa concausa dell'evento morte. Ecco perché riteniamo che si debba andare avanti. Riteniamo anche però una cosa, questo lo voglio sottolineare, che, e io lo capisco, che ci vuole anche un po' di coraggio da parte della giustizia andare avanti, perché andare avanti significa rendere giustizia a questa famiglia, ma significa necessariamente, secondo me, secondo il mio punto di vista almeno, coinvolgere quelli che noi riteniamo possano essere i veri responsabili, anche morali, di ciò che è accaduto, a partire dall'ex ministro della sanità, a continuare dal comitato scientifico, a continuare dalla casa che produceva questa tipologia di vaccino. Noi in Italia abbiamo assistito, purtroppo, dico uno deve per forza allargare la vicenda, abbiamo assistito e abbiamo subito una campagna vaccinale probabilmente senza quelle che erano le dovute e necessarie precauzioni. Se è vero che questa ragazza aveva una patologia, lo stiamo vedendo tantissimi casi anomali, secondo il mio punto di vista, che si stanno verificando. Se è vero che aveva una patologia, qualcuno avrebbe dovuto, in sede di protocolli che venivano applicati per svolgere questi vaccini, prevedere non il semplice quiz, io lo chiamo così, di domande su cosa uno ha, ma far svolgere degli accertamenti per evitare che ciò potesse accadere. E parliamo sempre di vaccini, e questo è un dato oggettivo, sperimentali, quindi di cui al momento in cui sono stati imposti, perché è stata un'imposizione, non si conoscevano e non si conoscono tuttora quelle che possono essere le conseguenze. Sì, ci può essere un rischio di archiviazione, perché l'udienza che noi andremo a svolgere è un'udienza che nasce dal fatto che questo avvocato, unitamente al collega Davide Iosa, ha presentato una opposizione rispetto alla richiesta della procura, che è quella di archiviare il caso, ha presentato un'opposizione chiedendo al contrario di andare a svolgere un processo, perché noi riteniamo che solo in un processo si possa appurare quella che è una verità che onestamente questa famiglia, avete sentito i genitori e la figlia anche della povera Sofia, meritano di sapere. In fondo noi siamo in presenza di dei familiari che chiedono solo una cosa, chiedono giustizia e chiedono di sapere cosa è accaduto. Queste due persone hanno perso una figlia, è corretto, è giusto, è conforme a giustizia che sappiano cosa è accaduto e sappiano anche se ci sono responsabilità, di chi sono queste responsabilità. Quindi l'udienza che si svolgerà è un'udienza in cui il GIP, momentaneamente,
che svolgerà questa udienza emetterà poi una decisione con la quale riterrà o di archiviare, e noi francamente ci auguriamo di no, oppure al contrario di restituire gli atti alla procura per continuare eventuali indagini. Abbiamo indicato anche un ulteriore mezzo di prova, e questo lo voglio dire, qual è: il fatto che questa ragazza in passato aveva fatto delle visite anche per questioni lavorative. Questa patologia che loro sostengono essere congenita e rara, nessuno mai l'aveva riscontrata. Quindi noi abbiamo anche forti perplessità che esistesse questa patologia, senza nulla voler togliere a medici o periti. C'è anche chi sostiene il contrario. Ecco perché riteniamo che ulteriore accertamento, un'ulteriore luce vada fatta sul caso, e si può fare solo in un processo. Queste persone meritano la verità, che può scaturire solo da un processo. Volevo concludere il fatto che l'udienza di domani dinanzi al GIP, che si può, diciamo, può avere, si può concludere o con una archiviazione, come ha detto appena spiegato il collega Fabio Sciascia, oppure con un decreto emesso dal GIP che rinvia a giudizio l'eventuale, diciamo, procedimento, quindi un dibattimento dinanzi al tribunale, di solito in questo tipo di reato collegiale, e quindi dove potremmo sostenere ulteriori, fare ulteriori accertamenti, ulteriori, diciamo, prove per poter dar giustizia, arrivare a una decisione per poter dar giustizia ai genitori di Sofia. Prendere giustizia a queste persone. Questo è quello che voglio. Allora, io da mamma mi auguro e spero che ci sia giustizia per mia figlia e che non venga archiviato. Almeno mia nipote da grande dovrà sapere la verità, perché mi hanno tolto una figlia a solo 24 anni e voglio la verità.